Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo in un seminario che presenta un lavoro congiunto del Centro Studi di Politica Internazionale e dell'Organizzazione Defense for Children Italia. Benvenuti quindi in questo seminario in cui si presentano i lavori del Rapid Assessment per quanto riguarda l'anno 2022, che ha visto una ricognizione dei dati del 2021 su varie regioni italiane. Oggi però ci occupiamo particolarmente della regione Puglia, che è stata una delle regioni che ha visto appunto il lavoro congiunto di ricerca. Abbiamo quindi con noi il garante dei minori della regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, che saluto calorosamente, e anche insomma, rappresentante dell'ufficio del garante Giuseppe Del Grosso e una tutrice che saluto con molto calore, Francesca Romana Arciui. Il lavoro è stato insomma impegnativo, ha visto una ricerca basata su dei rapid, su de degli indicatori presi e analizzati prendo spunto dalla legge 47 del 2017, la legge che ha sistematizzato la tutela e la difesa dei minori non accompagnati, la legge che tutti noi ormai chiamiamo in maniera abbastanza colloquiale, la legge Zampa. Quindi ringrazio anche l'onorevole Sandra Zampa che qui oggi ci darà il suo contributo per quanto riguarda l'attuazione della legge. Partirei quindi subito lasciando la parola al direttore del CESPI, Daniele Frigeri, e ringrazio tutti per la partecipazione e vi ricordo inoltre la possibilità di fare domande utilizzando la chat, domande che saranno rivolte o ai singoli o anche collettivi. Ringrazio ancora. Grazie, grazie Marianna, buongiorno a tutti. Rinnovo anch'io il mio ringraziamento anche a nome del CESPI ai nostri interlocutori, a Defense for Children, con cui condividiamo questo lavoro di monitoraggio e come anticipava Marianna, quest'anno ha riguardato la dimensione regionale, andando a individuare alcune regioni più significative rispetto al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, tra cui appunto la Puglia, che è l'oggetto del nostro incontro di oggi. Grazie all'onorevole Zampa che ci accompagna sempre in questo lavoro e anche oggi è qui con noi, nonostante gli impegni istituzionali. Grazie anche da parte mia al dottor Baticchio, garante dei minori della Regione Puglia, che ha supportato il nostro lavoro, ha collaborato attivamente e ha fortemente voluto questo incontro proprio di confronto sui risultati dell'analisi sulla Puglia. Il CESPI dal 2019 ha voluto costituire questo osservatorio sui minori stranieri non accompagnati, che vuole essere da una parte uno strumento di analisi autorevole e indipendente, con l'obiettivo di supportare poi l'applicazione di una legge, la legge Zampa, che è una legge molto innovativa, importante, che in tutta Europa ci studiano e ci invidiano. E dall'altro l'idea dell'osservatorio era quella di creare anche uno spazio che a fianco all'analisi potesse portare quello che è un dibattito, un dialogo aperto con tutti gli stakeholder di un processo così complesso come quello che è l'accoglienza e l'integrazione di minori stranieri non accompagnati, con l'idea di contribuire a costruire quello che è un approccio olistico rispetto a questa tematica, a fare quello che si dice fare sistema. E quindi l'obiettivo anche dell'incontro di oggi vuole essere quello di calare nella realtà di un territorio questo dibattito. Ancora grazie a tutti e buon lavoro. Grazie mille Daniele. Proseguirei chiedendo al garante della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, insomma, introdurre il lavoro che il garante sta facendo e sta cercando di avviare all'interno della Regione Puglia proprio per quanto riguarda la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Ricordando che proprio la Puglia è molto importante come regione per il flusso di minori non accompagnati in arrivo sul territorio, un flusso che diciamo è costante. E quindi la ringrazio ancora e le lascerei volentieri la parola. Prego. Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Io farei così, se siete d'accordo. Un attimino, rapidamente, rifletterei su alcuni dati anche nazionali e poi approfondirei sempre rapidamente alcune riflessioni sul piano regionale, lasciando poi spazio a chi, diciamo, deve intervenire in maniera un po' più approfondita. Io mi sono, ho presentato delle slide che adesso vi sto recuperate chiaramente dai dati del Ministero del competente, che ragionano, ecco, sul un attimino su quelli che sono dati che già conoscete chiaramente, ma più che altro per aprire un attimo una riflessione in comune. Ecco, questi sono i dati presi 31 maggio 2021 e 31 maggio 2022. È chiaro che a maggio la segnalazione di minori stranieri non accompagnati è pari a 7.159, mentre in maggio 2022 sono 14.558, quindi c'è un raddoppio, più di un raddoppio, beh, sappiamo anche perché, poi lo vedremo. I maschietti sono 96,6%, corrispondenti circa a 6.000, quasi 7.000 maschietti e 250 circa femminucce. Mentre i dati si modificano nel 2022 e si passa dal 79,9% i maschi aumentano in percentuale le femminucce. E questo chiaramente è un dato importante perché è collegato a quello che sono poi state le esperienze dallo scoppio della guerra in Ucraina in Italia, quindi l'arrivo dei minori stranieri anche ucraini. La valutazione che oggi offro come attenzione è soprattutto sulle questioni anche dei minori di sesso femminile, di genere femminile, che a maggio erano con quella percentuale che ben vedete, maggiormente dai 7 ai 17 anni, maggio 2021, mentre maggio 2022 abbiamo un innalzamento sempre dai 15 anni in su, perché in realtà con l'avvento dei minori ucraini, quindi attraverso quelli che sono i famosi canali umanitari, no, si è avuto un'attenzione più istituzionale verso il minore, in questo caso ucraino. Non lo dico per far polemiche, ma questo è un segnale importante perché ci fa comprendere che se un sistema di accoglienza funziona con attenzione globale del sistema istituzioni, l'assistenza verso il minore straniero non accompagnato, comprendendo anche quello del Nord Africa, diventa molto importante, anche perché cosa mette in risalto? Che le minorenni straniere non accompagnate giunte dal Nord Africa non hanno, fino al 2021, non avevano la stessa presenza percentuale così alta. E questo ci deve far riflettere che probabilmente o venivano minori ragazze a sbarcare in Italia, o probabilmente queste ragazze probabilmente erano già recuperate, purtroppo, dal mondo, della clandestinità e quindi della anche tratta minorile. Sono riflessioni le mie, non posso dimostrarle in maniera ufficiale, però, è importante che si faccia una riflessione in questo senso. Le fasce per età le vedete, la differenza tra maggio 2022 e maggio 2021 è molto chiara ed evidente. Altra cosa interessante è che nel 2021, come vedete, la maggioranza dei minori era legata a Bangladesh, alla Tunisia e poi questo dato dell'Albania, su cui poi tornerei un secondo, ripeto, sono dati di lettura su cui non li offro per una polemica, li offro per una valutazione generale, mentre vedete come nel maggio 2022 il valore ucraina diventa altissimo come percentuale, così come l'Egitto e il Bangladesh. So che i dati che ho letto e che avete riportato sono collegati al 2021, però è chiaro che mi è sembrato opportuno anche
in una fase discussione oggi, di riflessione. La Puglia è passata con i dati 2021, era, mi pare, quinta, se non sbaglio. Aveva una percentuale del 2000 di 8,5 come accoglienza. Con il passaggio, diciamo, del mondo ucraino, quindi con lo spostamento dei minori stranieri più verso il centro-nord, perché chiaramente c'era un canale umanitario più vicino al Friuli Venezia Giulia, quindi le regioni del nord, si è avuto quindi un abbassamento di percentuale. La Puglia è passata da essere, diciamo, quinta, circa l'ottavo, non decimo posto come situazione. Ora, queste riflessioni sono, diciamo, all'attenzione di tutti, per cui si possono questi dati, poi, che sono anche più ampi, riscontrare dai dati istituzionali. Però che cosa voglio dire? Cioè che questo vale per tutte le questioni dell'assistenza del minore straniero accompagnato, che se, come è stato per i minori ucraini, che non sono diversi come età né come storia, perché vengono tutti da un mondo di guerre, chiaramente il minore straniero, quello che viene da un'Africa, ha attraversato il deserto e tante altre drammaticità, di cui non è, non è questo il luogo dove non dobbiamo raccontare, perché le conosciamo. Ma, e quindi il sistema anche delle istituzioni su questa diversità di accoglienza dal canale umanitario non ha, diciamo, in realtà poi ben fatto attenzione su tutta la sfera minorile e in particolare su quella del mondo femminile minorile. Fatte queste premesse, che sono chiaramente, ripeto, non polemico, così come l'Albania, che è tra le prime nazioni dove il minore sbarca in Italia, e chissà perché, forse sbarca, probabilmente non è recuperato così casualmente, scende addirittura col biglietto e quindi viene in Italia quasi come se conoscesse, non so, quasi l'abitudine del paese Italia a cercare una soluzione alternativa. Questo è un dato su cui non mi nascondo, ne ho parlato anche con l'ambasciatore albanese che è venuto in Puglia. Gli ho fatto vedere questi dati, si è reso conto che probabilmente in Albania una maggiore attenzione del mondo minorile ci debba essere, perché è chiaro che è un dato, diciamo, diverso come è stato di nazione dal Nord Africa nel suo complesso, ed è un dato anche su questo, diciamo, che fa quasi capire come se l'Albania stia, tra virgolette, abbia una conoscenza migliore di tante altre regioni, nazioni, di come funziona nel nostro paese l'assistenza al minore straniero non accompagnato. Ripeto, sono solo riflessioni, non voglio aprire polemiche, però è chiaro che parliamo di denaro pubblico, di investimento di denaro pubblico, e che è importantissimo, e quindi restiamo sicuramente in Italia, in Europa, l'Italia è la regione, la nazione più avanzata sul piano dell'accoglienza del minore straniero accompagnato e sul piano anche della organizzazione del lavoro verso i minori stranieri accompagnati, e possiamo, diciamo, dare punti a tutta l'Europa, non c'è dubbio. Però noi dobbiamo anche cercare strumenti di maggior rafforzamento e migliorativi nel percorso dell'assistenza. Arriviamo un attimino a alcune riflessioni che rapidamente vi dirò, che ho fatto leggendo il vostro, diciamo, rapporto che ho letto per mia abitudine. Cerco di, e innanzitutto, ecco, la cosa importante è la presenza, abbiamo realizzato una presenza in mappatura dei servizi regionali come garante regionale della Puglia, per stimolare sia la Regione Puglia che gli enti locali, soprattutto, no, a essere più attenti anche attraverso questa mappatura, sapere dove andare, anche per andare a verificare dove è possibile, non certo per controllare, ma per verificare poi se il lavoro verso questi ragazzi e queste ragazze è ben gestito, o quantomeno ha una funzione produttiva dal punto di vista sociale ed inclusione. Come ben sapete, Bari è l'unica forse città in Puglia, e non so se in Italia, questo poi me lo direte voi, perché non mi sono letto tutte le pagine che avete mandato, perché erano troppe, e mi sono letto solo quella pugliese, ho fatto il gioco, diciamo, territoriale.
è la sola che, diciamo, dà un contributo in più per l'assistenza al minore, ma questo lo so perché ero assessore io al welfare quando scoppiò la guerra nel Nord Africa a Bari, e quindi diciamo, i ragazzi furono anche un po' più fortunati perché trovarono pure a me come assessore. Ma andiamo a Cesco che dice, queste cose bisogna anche dire, perché non è per protagonismo ma per responsabilità istituzionale e sociale. Per questo io su questo tema sono molto molto attento, anche perché c'è una storia anche, diciamo, di impegno sociale. E questa differenza di trattamento economico verso le strutture dei minori stranieri accompagnati in Puglia, e quindi da parte dei comuni, è molto evidente, perché questo migliorerebbe molto di più anche progetti di inclusione, di affiancamento, di ricerca anche di poter cioè, migliorare la vita di questi ragazzi. E, come anche l'affido, come ben sapete, è difficile, soprattutto perché parliamo di ragazzi di media dai 14 ai 17 anni, diventa difficile cercare famiglie affidatarie. E qui si è lavorato molto per stimolare gli enti locali, l'ANCI, regionale. Abbiamo cercato, come sempre, di essere un po', di fare i sindacalisti dei minori nelle istituzioni. Questo è il compito del garante, essere i sindacalisti dei minori nelle istituzioni e fare un po', diciamo, la persona che stimola e soprattutto mette in riflessione il sistema delle istituzioni, perché altrimenti sarebbe inutile la funzione da questo punto di vista. La cosa che emerge, lo ripeto, e stiamo cercando di farlo, le figure, diciamo, dei mediatori che sono importanti, soprattutto se poi all'interno degli stessi ragazzi riusciamo a formare dei mediatori, questi ragazzi potrebbero anche trovare un lavoro e quindi aprire un progetto nuovo di inclusione sociale. Su questo, per esempio, se ci fossero dei finanziamenti nazionali sul tema, potremmo far sì che il terzo settore possa partecipare, ma soprattutto avendo come formatori ragazzi del minori stranieri accompagnati, che sia maschietti che femminucci, che superati i 18 anni, per esempio, potrebbero diventare figure professionali utili, che conoscerebbero i dialetti. Molti di questi ragazzi, come sapete, possono parlare perfettamente l'inglese, il francese, cioè ci sono delle interesse. E in più, diciamo, sarebbe utile anche per i nostri professionisti del settore. Io sono un po' contrario all'idea del minore parcheggiato, ho abbandonato loro stessi dopo, diciamo, questo. Ho l'impressione che in molte strutture che poco vengono, diciamo, seguite dagli enti locali competenti, perché se un comune dà un contributo, poi ha tutto, diciamo, l'interesse, credo, di andare anche a vedere come funziona, come va quel lavoro verso quei ragazzi. Se il comune non dà quel contributo, a volte può distrarsi. E quindi anche su questo, sul minore parcheggiato, a me questa cosa lo dico perché è provocatorio, ma penso che è un tema che avete usato anche voi nella vostra ricerca. L'esperienza dei tutori volontari. Ecco, io so che c'è Alessandra Zampa, che saluto. Spesso, quando è capitato in altri momenti, ho sostenuto che la sua legge, bellissima, importantissima, fondamentale, ha bisogno di una rivisitazione sul piano dell'architettura finanziaria, perché i tutori volontari, no, sono dei volontari laici dello Stato, poi si impegnano, studiano, facciamo i corsi, li formiamo, poi arrivano in sala operatoria e si rendono conto della difficoltà del lavoro, perché ci sono tante problematiche. E su questo bisogna creare, dico, degli incentivi che non sono quelli economici, non sono dei gettoni, ma degli incentivi che possono migliorare la loro presenza. Uno di questi l'abbiamo fatto così qui in Puglia, abbiamo creato la possibilità di poter avere rimborso per l'assicurazione ai tutori, e quindi è stata una legge approvata in Regione Puglia dal Consiglio regionale, diciamo, su proposta mia e poi recepita da un gruppo di consiglieri. Alla fine il consiglio regionale e la stessa giunta si è espressa favorevolmente, e qui anche qui ho fatto i sindacalisti di minori, nel senso che ho portato questo contributo, e sarebbe bello, insomma, che questa esperienza, almeno questa, sia un segnale istituzionale verso i volontari tutori, perché questo aiuterebbe molto di più
questi cittadini volontari ci vorrebbe un riconoscimento, per esempio, dell'attività di tutore come punteggio e quindi concorso A, no? E un piccolo rimborso spese minimale per quello che può essere, diciamo, la benzina, quant'altro, mi riferisco a spese proprio minimali, cioè parlo di 300 euro eventualmente. E qui c'è bisogno che questa legge, a mio parere, bellissima, ripeto, fondamentale, importante, che ha posto una pietra miliare, Sandro non se la prende, ma io ci tengo al fatto che questa legge venga rinforzata, rafforzata e diventi sempre più autorevole sul piano della sua storia anche legislativa. Ultima cosa, noi abbiamo scelto l'esperienza di coinvolgere tutti gli ordini professionali nella formazione dei tutori, quindi dall'ordine professionale degli avvocati, medici, giornalisti, psicologi, pedagogisti. Ci abbiamo creato questa contaminazione positiva delle competenze professionali sul tema minori stranieri accompagnati. Siamo ormai alla quarta, o terza o quarta seduta di corsi fatti, questo è il quarto, siamo per aprire il quarto, che ha portato tutti gli ordini professionali a conoscere quello che non sapevano, l'esistenza dei minori stranieri accompagnati, la possibilità in maniera condivisibile, professionale, contaminando le proprie competenze, di dare una mano, no, a questi ragazzi qui nella formazione. E sono venute fuori cose bellissime dal punto di vista anche di studi, di approfondimenti, quindi gli ordini professionali pugliesi sono ben informati ormai della legge Zampa, sono ben informati della funzione dei tutori, sono informati dell'esistenza dei minori stranieri, sono informati che ci sono i tribunali per i minori, sono informati che c'è un terzo settore e che c'è tanta gente che lavora intorno al mondo dei minori, perché a differenza di qualcuno che ha dichiarato questo un gruppo di persone che pesano sul piano della passività sociale, invece intorno ai minori lavora tanta gente, lavora il garante dei minori, lavora il pedagogista, lo psicologo, lavora l'avvocato, lavora il terzo settore, lavora il cuoco, lavora il medico, cioè c'è un insieme di competenze, quindi i minori sono stati alla fine una risorsa anche economico-finanziaria, perché hanno prodotto lavori e hanno anche spostato alcune strutture a trasformarsi e a riformarsi sul piano operativo sociale. Quindi, voglio dire, dobbiamo sicuramente guardare con grande interesse a questa storia, così come col CEFAS a Lecce abbiamo fatto una convenzione, abbiamo formato dei minori, delle donne, due donne, diciamo, ex minorenni stranieri accompagnati che sono diventate mediatrici. Abbiamo creato questo, diciamo, non abbiamo fatto l'albo perché l'albo non è ancora previsto, ma un elenco di mediatori che può essere utile alla questura, può essere utile a qualunque settore, affinché queste figure possano, ecco, essere reinserite. Ultimo nodo dolente, ma questo vale per tutti, non solo per la Puglia, è che spesso questi ragazzi dopo i 18 anni o facciamo progetti di inclusione, che va bene, oppure li perdiamo. E questo mi fa un po' arrabbiare, perché avendo una cultura anche imprenditoriale, dal punto di vista, faccio il medico, però sono un po' diciamo multidisciplinare nella mia testa, mi dà fastidio sapere che lo Stato investe del denaro per questi ragazzi e poi investe fino a una certa età e poi grazie, arrivederci a tutti. Questa è un'altra cosa che non funziona, non va bene, su cui dobbiamo tutti insieme dare una mano e capire in che maniera, ed ecco perché a questo punto anche la legge di Alessandra Zampa deve diventare ancora più forte e più importante sul piano dell'integrazione legislativa, che anche in questo, diciamo, un'architettura finanziaria che possa vedere ad un'inclusione sociale per il lavoro di questi ragazzi sarebbe importante, perché questi ragazzi poi sono bravissimi. Io ci ho parlato con qualcuno, conosco qualcuno, cioè oltre a passare per parlare le lingue, se mi sai, cominciano a capire quali sono le regole, le leggi, e non conoscono solo il loro, diciamo, le loro storie delle tribù o dei paesi di appartenenza, di quello che hanno vissuto, capiscono di vivere in un ambiente dove si può in maniera sana condividere lo stare insieme, sono ragazzi che poi valgono il doppio di tanti altri ragazzi, e siccome manca la mano d'opera dell'artigianato, nel mondo, diciamo, dell'attività commerciale, noi facciamo le mozzarelle qui in Puglia, per esempio, no? Abbiamo il turismo, abbiamo
delle ottime cucine, ci sono dei panifici, ci sono, diciamo, gli idraulici che mancano i meccanici, qualora i ragazzi non vogliono studiare, per l'amor del cielo, però ci sono tante possibilità di crescita professionale, mancano anche i medici veramente ormai in Puglia e in Italia. Quindi, diciamo, anche possono anche studiare per diventare dottori laureati in Italia, per cui ci vorrebbero anche un po' di medici in più, perché non ne abbiamo più. E quindi, diciamo, oltre che infermieri, cioè il lavoro, se lo sappiamo programmare nel mondo di questi ragazzi, sarebbe positivo. Quindi io, scusate un po' la mia lungaggine, le cose che vi ho sollevato a flash sono soltanto delle riflessioni non polemiche, ma di approfondimento, che vorrei porre alla vostra attenzione, e poi mi riservo, se è il caso, di rispondere o di interloquire, perché sarò con voi fino alla fine di questa seduta, perché ci tengo tanto a sentire che cosa dite della Puglia. Grazie. Grazie mille, dottor Abbaticchio. Sicuramente, ecco, con la metafora dell'operazione chirurgica si capisce un po', ecco, la sua esperienza da medico sicuramente emerge, e emerge anche un po' la delicatezza, in effetti, di una tutela volontaria, che è un argomento anche molto importante per il CESP e anche per Defense for Children, e anche proprio per l'attuazione della legge Zampa. Un'altra cosa molto interessante che vorrei cogliere un po' dal suo intervento è sicuramente questa diversità delle migrazioni che, appunto, nel passaggio da un anno all'altro ha comportato dei grossi cambiamenti. Quindi anche la crisi ucraina ha portato una differenza, e non solo a livello europeo, ma anche proprio a livello italiano e ancora di più a livello regionale. Quindi, insomma, i minori stranieri sono, abbiamo sempre detto, sono un grande gruppo che è in realtà molto difforme al suo interno, perché comprende, appunto, minori di varie nazionalità, con varie età e con vari destini sostanzialmente, ognuno con il proprio progetto migratorio. Quindi sicuramente è importante ricordare questa differenza di maschio, la migrazione femminile che sta crescendo, ed è una cosa che negli ultimi anni non era mai stata rilevata a livello di ricerca, e questo pretende, appunto, delle risposte a livello sia nazionale che a livello regionale. Un'altra cosa ultima che vorrei cogliere dal suo intervento è questo apporto degli enti locali. Sicuramente la legge Zampa è una legge a livello nazionale, però, come dimostra anche l'esperienza della regione Puglia stessa, l'apporto degli enti locali è stato sempre storicamente molto importante e ha fatto la differenza poi nell'attuazione della legge nazionale. Su questa prospettiva, ecco, di una legge che guarda i minori stranieri come se fossero tutti minori, quindi tutti da proteggere allo stesso modo, che mi sembra un po' essere veramente il principio fermo della 47 del 2017, io vorrei lasciare la parola all'onorevole Sandra Zampa per alcune delle sue riflessioni su questi temi. La ringrazio ancora per la partecipazione. Grazie Marianna, grazie al CESPI per questa iniziativa, che sta in un contesto già molto accuratamente descritto dal direttore del CESPI, Daniele Frigeri, che ringrazio molto per la pazienza, anche l'impegno con cui segue questa materia. Grazie molto a Pippo Costella e a Defense for Children per anche avere seguito fin dall'inizio, quindi fin dalla sua nascita, il lavoro dell'osservatorio, aggiungendo anche idee, metodo, capacità. E grazie molte, Ludovico, per il tuo intervento. Non ho mai pensato neanche per un attimo che fare osservazioni alla legge implichi in qualche modo una sorta, diciamo così, di mancanza di attenzione o di rispetto. Assolutamente non è così, anzi io penso che sia giusto e sia corretto immaginare che le leggi vengano sottoposte a un confronto con la realtà, e quando necessario vengono, nelle parti necessarie, modificate. Naturalmente c'è un tempo per ogni cosa, come ci insegna il Coelet, e questo tempo all'epoca, nel 2017, non permetteva, per esempio,
di prevedere un grande stanziamento di fondi fu già una cosa miracolosa, riuscire ad avere il riconoscimento, il via libera dal MEF, che non voleva convincersi in alcun modo, chiedeva quali fossero le coperture per la legge, e per poter stabilire le coperture il MEF chiedeva di sapere quanti erano i minori a cui sarebbe stata applicata questa legge. Potete immaginare, se avendo noi delle variazioni di anno in anno enormi, perché abbiamo avuto davvero anni in cui abbiamo avuto numeri piccolissimi e anni in cui i numeri sono molto aumentati, si poteva fare, stabilire una cosa di questo genere. È stato possibile avere questa legge proprio perché, come correttamente ha detto Marianna, abbiamo fatto valere il principio su cui regge la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Questo principio è il principio di non discriminazione, quindi che davvero tutti i minori sono uguali e devono essere accolti, istruiti, curati, senza distinzioni di, ovviamente, che abbiano a che fare con la loro provenienza, con il colore della pelle, con la loro fede e così via. Aggiungo che il principio della questione dei volontari, dei tutori volontari, che mi è molto 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 cara per una ragione, è stata davvero, sono state le gambe su cui la legge ha camminato di più. Perché dove i risultati sono arrivati proprio perché ci sono stati tutori capaci. Naturalmente questo non significa che tutti i tutori sono ugualmente capaci, ma certamente è vero che il loro impegno e la loro engagement in questa, che è una testimonianza civile, anche un impegno civile, quello che i tutori svolgono a tutti gli effetti, si è rivelato davvero fondamentale. Sapete che a qualunque intervista vengano invitati minori stranieri, ti diranno che l'arrivo di un tutore ha cambiato davvero il corso della loro presenza in questo paese. Ma mi piace molto quello che Ludovico ha detto anche per un'altra ragione, perché ha, diciamo davvero con grande onestà intellettuale, indicato che ci può essere un destino completamente diverso per questi ragazzi e queste ragazze se vengono accolti e avviati anche al lavoro dove non intendano studiare, oppure allo studio e al lavoro, dipende poi, perché cioè, c'è anche un lavoro a cui si accede in tempi un po' più rapidi dopo avere magari fatto formazione tecnica. È un punto che io sottolineo sempre con molto piacere per una ragione, perché dimostra anche e risponde anche a tutta quella retorica leghista e anti-migratoria, sovranista, secondo la quale ogni immigrato accolto è semplicemente una voce di spesa. Mentre invece noi riteniamo che una buona politica per la migrazione, di cui anche, che anche in questo caso si può esercitare, anzi a maggior ragione quando hai a che fare con dei giovani che cercano un futuro e hanno un progetto di futuro che li porta in un paese, è un investimento quello che tu fai, perché significa che poi, come tu giustamente, Ludovico, hai detto, questi ragazzi svolgeranno un lavoro. Non ho bisogno di citare a voi, che sicuramente ne sapete quanto più di me, i numeri demografici del nostro paese e l'allarme veramente, guardate, drammatico che noi abbiamo sui numeri demografici dell'Italia. Un popolo che sta invecchiando e che non ha più in realtà da molti anni un saldo attivo nella popolazione, che significa che da anni sono più i decessi che i nuovi nati. Questo significa che noi abbiamo davanti a noi davvero, e così sapete che anche quest'anno le aziende italiane stanno lamentando, soprattutto quelle stagionali, che si avvalgono di lavoratori stagionali, si lamentano della scarsità di manodopera. Significa che con una politica attiva invece tu, questo è un problema che affronti per tempo e
davvero dai da un lato una risposta che è anche solidaristica, ma che è anche solidaristica rispetto alla propria comunità nazionale e coesione nazionale. Tra l'altro, togliere via dalla strada questi ragazzi significa evidentemente anche avere molto meno irregolarità ed eventualmente microcriminalità diffusa, significa togliere ragazze dalla prostituzione, perché le giovani ragazze che vengono, e sono quasi tutte nigeriane, come sappiamo, che vengono portate o arrivano in Italia spessissimo come purtroppo vittime di tratta o una cosa che è più simile alla tratta che non. Comunque io non volevo fare un intervento nel merito, dicevo in particolare il tema degli tutori, io credo che davvero vada affrontato il più velocemente possibile, dando risposte a due bisogni che i tutori hanno. Uno di questi bisogni è sicuramente quello di vedersi riconosciute almeno le spese vive, quelle che i tutori affrontano per fare fronte allo svolgimento dei loro compiti, ma soprattutto la necessità di riconoscere a loro almeno in parte la possibilità di avvalersi della legge 104, se non vado errata, che è quella dei permessi da lavoro, cioè se devi passare una giornata al tribunale per svolgere tutte le pratiche che sono, come sappiamo, lente, e anche su questo forse bisognerebbe provare a vedere se riusciamo a cambiare qualcosa. Ecco, per far questo io credo che basterebbe un emendamento che aggiunge alla legge un comma semplicemente all'articolo che riguarda i tutori. Credo anche che andrebbe rafforzata la questione della loro immissione nel lavoro, ma su questo questo webinar di oggi e soprattutto lo studio, diciamo l'analisi che ci è stata consegnata dal CESPI e da Defense for Children, questo rapid assessment nella regione Puglia, ci conferma che il ruolo degli enti locali è davvero un ruolo importantissimo. Allora vorrei dire così, la legge ha messo l'essenziale, se poi si aggiungono cose gli enti locali, e guardate che questo rapid assessment lo conferma, perché che cosa ci dice? Ci dice in sostanza che anche la Puglia è una realtà diversificata e variegata, non solo in termini di applicazione dei diversi istituti che la legge immagina e istituisce, ma anche delle procedure nelle prassi e nei servizi offerti. Cioè se c'è da parte di un ente locale una particolare attenzione per esempio alla formazione, all'avvio al lavoro evidentemente, oppure alla collocazione dei minori in comunità che funzionano bene o alla nomina rapida dei tutori volontari, e qui non sempre purtroppo i tribunali sono così efficienti, diciamolo senza... Io vedo molte lentezze, qualche volta anche dei rapporti difficili tra i tutori e i magistrati minorili, di cui mi dispiaccio e mi piacerebbe capirne di più. Però appunto le volontà da parte di molte realtà di livello regionale o locale di attuare e di dare davvero corso alla legge 47 fanno la differenza, e questo studio di oggi lo dimostra. Dimostra che ci sono esperienze all'avanguardia, a conferma anche che tutto cammina poi sulla capacità degli esseri umani, sulla qualità degli uomini, dei tutori che vengono ingaggiati, dei magistrati che magari applicano buone prassi, delle enti locali che sono capaci davvero di attivarsi su questo. E secondo me la Puglia da questo punto di vista, devo dire la verità, mostra di essere davvero una regione di buone prassi. Probabilmente perché ho avuto modo di verificare più volte che alla fine il Sud è molto capace di accoglienza, è molto capace di integrazione, i cittadini che vivono nelle regioni del Sud sono più accoglienti e tutto sommato non si dispiacciono se a un minore viene data una chance in più, non in più rispetto agli italiani, intendo dire, in più nel senso rispetto a quello che la vita riserva loro, insomma.
E probabilmente questo è dovuto anche al fatto che davvero anche per i numeri che si riversano nelle regioni del sud si è costretti a fare i conti con la realtà molto di più. Quindi da questo punto di vista io mi complimento con la regione Puglia per il lavoro che sta facendo e penso che sia giusto dire che ci sono questioni, punti della legge che vanno anche aggiornati. Penso che forse anche la Garante Nazionale dell'Infanzia potrebbe impegnarsi da questo punto di vista consegnando al Parlamento una sintesi delle proposte che via via da questi incontri che il CESPI sta facendo vengono fuori, perché se il CESPI davvero consegnasse un mini elenco, non è che chissà, guardate che rimettere le mani alle leggi magari in un momento politico in cui non è il caso, non mi riferisco a questo governo dove c'è una maggioranza molto ampia e che è in grado di, tra l'altro come sapete, noi abbiamo avuto a suo tempo nel Movimento 5 Stelle un grande alleato per approvare la legge, quindi ci sono ancora i numeri per fare qualche emendamento favorevole, positivo. E quindi io penso che anche la Garante Nazionale potrebbe, rivolgendosi al Parlamento attraverso il suo presidente Fico e la Casellati dall'altra parte, provare a sollecitare quel paio di emendamenti che servono a rafforzare e a migliorare l'applicazione della legge. Tuttavia confermo appunto che nonostante le limitate risorse finanziarie oggettivamente disponibili per dare corpo a questa legge e anche un'offerta di servizi che nel nostro paese, quando parliamo di immigrazione, resta sempre davvero molto limitata, tragicamente in qualche caso, come ci hanno mostrato le immagini televisive da Lampedusa e avrete ben visto quel centro di accoglienza, quindi io non ho parole, penso che siano cose, come dire, di fronte alle quali ogni cittadino dovrebbe ribellarsi e dovrebbe esprimere la propria indignazione per vedere lo stato in cui può essere tenuto un altro essere umano. Resta appunto però il fatto che la Regione Puglia è un luogo di estremo interesse per come accoglie e gestisce il fenomeno delle migrazioni minorili. E naturalmente chissà che non capiti di nuovo che io possa venire e incontrarci come già è accaduto in altre occasioni in Puglia e anche per questo dei minori stranieri non accompagnati. Perciò davvero ribadisco il mio ringraziamento, scusate se l'ho fatta un po' lunga e buon lavoro a tutti. Grazie mille all'onorevole Zampa, e sicuramente interessante insomma tutto il discorso di come si attua una legge e quello che poi si richiede per proseguire in questa attuazione, no? Era una legge un po' di avanscoperta, di profonda innovazione, no? E a distanza di 5 anni è legittimo pensare di poter modificare o poter migliorare ciò che può essere migliorato. Vedo che insomma anche nei commenti ci sono varie proposte riguardanti la tutela volontaria che accogliamo molto volentieri, frutto sicuramente di esigenze sentite a livello personale. Su questo lavoro di ricerca che insomma è un po' il motivo che ci riunisce oggi in questo seminario, su questo lavoro vorrei lasciare la parola a Pippo Costella, direttore di Defense for Children Italia, che ci può, dal punto di vista sia della ricerca, ma sia anche di un'organizzazione profondamente nel concreto coinvolta nel supporto dei minori non accompagnati, ci può dire ecco, molto di più sugli indicatori e su come è stato creata, come è stato creato questo monitoraggio così difficile della legge 47 del 2017. Prego Pippo. Grazie Marianna, grazie a tutti i partecipanti e grazie al CESPI, all'osservatorio che ci ha dato possibilità di esprimere diciamo un'intenzione che avevamo da tempo, che era quella proprio di riuscire a sistematizzare in qualche modo un'osservazione sulla legge, ma soprattutto sulla relazione che c'è tra la legge e la sua applicazione in qualche modo. E
La legge parla di misure di protezione per le persone minorenni. Quando parliamo di protezione ci riferiamo essenzialmente forse a tre elementi. Uno è quello a protezione, può essere intesa come la diminuzione della vulnerabilità, no? Poi per caso cominciano tutte con la V, la vulnerabilità delle persone minorenni. Quindi la legge prevede una serie di misure per diminuire i livelli di vulnerabilità e alzare invece i livelli di protezione. La seconda dimensione può essere, e andiamo a intensificare, diciamo, l'analisi, è quella della violazione, prevenire la violazione dei diritti di queste persone, laddove i diritti corrispondono a dei bisogni. Noi sappiamo che la Convenzione ONU non solo prescrive delle cose, ma incarna in qualche maniera un'analisi sui bisogni di una persona minorenne, e tra queste naturalmente anche di una persona minorenne che viene da un altro luogo. Quindi la seconda dimensione in cui possiamo qualificare questa protezione è proprio la prevenire la violazione, fino ad arrivare a una terza V, che è proprio quella più grave e che riguarda forse numericamente meno persone, ma non per questo è meno importante, la violenza. Molti di questi ragazzi sono sottoposti a situazioni di abuso e di violenza, no? Di violenza anche fisica, lo sappiamo. E quindi il sistema e la legge, quando parliamo di protezione e di tutela, prova a in qualche modo rendere questa prevenzione, questa protezione qualcosa di concreto. In qualche modo quello che abbiamo cercato di fare è farò alcuni punti proprio per poi passare alla Puglia, che mi sembra proprio importante, proprio la declinazione. E dicendo anche che per noi è davvero una gioia pensare di relazionare questo lavoro di analisi a una realtà concreta, come abbiamo cercato di fare durante l'implementazione della ricerca. Una questione è la centralità del minorenne. Tra tutte le logiche che ci sono sulla migrazione, sulla gestione del fenomeno migratorio, viene dimenticata questa centralità. Questa centralità vale per tutti i minorenni, no? La categoria, sappiamo, del migrante, è preminente rispetto a quello del minorenne, e quindi tuttora il sistema, opera delle situazioni di forte discriminazione nei confronti delle persone minorenni straniere che raggiungono il nostro paese, ma quasi in modo strutturale. Quindi questa centralità vuole ribadire, e lo dice anche la legge al primo articolo, queste pari opportunità, no? Nella legge ci sono una serie di standard e di principi impliciti, diciamo. Il primo articolo forse connette in modo molto forte agli standard internazionali, poi tutta la declinazione, diciamo, della normativa 47 del 2017, ma questa centralità è davvero importante. Mi sembra che sia un sottofondo continuo su tutti gli articoli, anche quando questi arrivano a definire delle procedure, dei tempi, dei modi. Questa centralità e quindi questo superiore interesse. La legge, in qualche modo, questo abbiamo cercato di realizzare anche in questo sistema di analisi, poi prende come riferimento, l'ha detto anche la dottoressa Zampa, la Convenzione ONU. Convenzione ONU che molto spesso non è neanche conosciuta da chi opera con i minorenni, non solo quelli migranti. La Convenzione ONU come riferimento primario, che espande, spiega meglio anche alcuni punti della legge. E allora l'indicazione di metodo che abbiamo provato ad incarnare in questo sistema di osservazione è pensare che certamente c'è la legge, ma c'è tutto un corpus, diciamo, un articolato anche internazionale che deve qualificare, deve essere preso come riferimento, quasi come uno strumento, non solo per i giuristi, non solo per i giuristi, ma per tutte le persone che operano per e con l'infanzia. E questo credo che sia molto presente nel sistema, in fondo, diciamo, al rapporto. Che chiedo magari se potete mettere il link, perché chi non ce l'ha possa scaricare. C'è una tabella che dice come ogni indicatore è fondato certamente
direttamente sulla legge, ma che trova riferimento anche sui principi e le norme della Convenzione ONU che noi utilizziamo a piene mani dal punto di vista della formazione, del qualificare, diciamo, un intervento di protezione. L'intento del sistema è quello di, utilizziamo spesso la parola sistema, no? Ma in realtà raramente, e provo a condividere con voi sullo schermo, se riesco, quello che noi un po' giocosamente chiamiamo mandala di osservazione, perché in realtà riporta tutti gli indicatori, ma non solo gli indicatori, riporta anche le loro connessioni. Quando parliamo di sistema ci rendiamo conto che molto spesso, parlando di minori stranieri non accompagnati, i vari mandati e le varie funzioni sono disconnesse tra loro, disconnesse tra loro. E questo è uno dei problemi che abbiamo rilevato in tutte le regioni, no? E quindi l'osservazione prova a declinare la legge in 9 indicatori, no? Che costituiscono, diciamo, i punti centrali, ma soprattutto o anche cerca di mettere in relazione le diverse specificità. No? Per cui la situazione minori stranieri non accompagnati, parlando di persone, parlando di un fenomeno complesso, può prendere la piega più diversa a seconda dei tavoli dove siamo. L'intento di questo impianto di rilevazione non è solamente fare una rilevazione che può essere integrata, può essere naturalmente perfettibile, non ha la pretesa di essere esaustiva, ma è una proposta di metodo, no? Di metodo decisamente multidisciplinare, no? Quando parliamo di centralità, parliamo anche di approccio, se viene utilizzata questa parola, io non amo, però approccio olistico, no? Rispetto alla persona, e la parola che segue è proprio quella della multidisciplinarietà, no? Relazione e multidisciplinarietà. Questo impianto costituito di 9 su 9 indicatori fornisce una sorta di mappa può essere utilizzata a diversi livelli, dal decisore politico al garante. Ed è proprio questo anche l'intento di questo lavoro, il fatto di essere di servizio per chi lavora con e per i minorenni, in qualche modo, e di favorire, vedete, questo mandala è come se rappresentasse un tavolo, in qualche modo, favorire una logica che possa davvero sostenere un discorso di rete, di sistema, come spesso viene utilizzatto. Quindi, diciamo, l'intento e il desiderio che questo lavoro costituisca non solo un'analisi sulla situazione, su quel territorio, su quella particolare realtà, regionale, ma costituisca in qualche modo un impianto in cui è possibile mettere in relazione le diverse funzioni e le diverse analisi. Tant'è vero che il rapporto si chiama Legge 47, un sistema di analisi e azione, ma un'azione che sia davvero congiunta, perché è vero che noi abbiamo molti numeri, anche mensilmente, e il lavoro di rapporto che è stato già presentato prima sui numeri, sulle presenze, è molto importante, ma molto spesso la difficoltà è proprio costruire delle logiche sinergiche, senza le quali questa centralità e questo approccio olistico che tanto evochiamo per garantire il superiore interesse del minorenne non riesce ad affermarsi. Quindi un sistema che in qualche modo cerca di rilevare alcuni punti. Io mi aspetterei che questo rapporto, per quanto possa non essere completo, possa davvero essere utilizzato da un assessore, un decisore politico, soprattutto, diciamo, da un garante che ha proprio questa vocazione olistica rispetto alla situazione dei minorenni. Quindi è uno strumento di ausilio per le istituzioni e le organizzazioni, laddove veramente molto spesso la questione minori stranieri non accompagnati prende la piega della, diciamo, monografica dell'interesse che si vuole rappresentare. Quindi riportare al centro questo minore vuol dire ricostruire costantemente questo tavolo in tutte le sue relazioni. Quindi un impianto che considera la legge come una sorta di mappa, no? Che va verificata, no?
quello che viene fuori da questo rapporto naturalmente in molti casi è una grande divergenza da quello che prevede la legge e la realtà dei fatti. Quindi la narrazione sui minori stranieri non accompagnati in Italia non può essere solamente determinata dalla legge, ma dalla sua applicazione. E in qualche modo le puntualizzazioni che vengono fatte dal rapporto hanno tutte questo intento, il fatto di far convergere i principi e le norme della legge con la realtà, diciamo, dei fatti, che a me spesso è molto diversa da quanto indica, diciamo, la normativa. Quindi la legge come mappa e l'applicazione come territorio che noi dobbiamo costantemente esplorare per riuscire ad aggiornare la nostra mappa. In qualche modo è una piattaforma, non è un recinto questo mandale, è una piattaforma per poter facilitare, contribuire a un approccio, diciamo, condiviso, a una logica e a un pensiero condiviso, fondato certamente, su questo non c'è dubbio, sui diritti della persona minorenne, no? Per tutto quello che sono, quindi non discriminazione, garanzia massima di sopravvivenza, bisogni primari e sviluppo, partecipazione, quindi considerare anche questi minorenni, come veniva ricordato prima, non solo un onere, ma una risorsa che può partecipare attivamente ai nostri sistemi. E sappiamo che laddove l'integrazione funziona e la legge viene applicata, questo è possibile. Questo lo possiamo dire per evidenza anche come risultato del rapporto. Quindi un impianto che è integrabile, naturalmente, specificabile, no? È possibile approfondire naturalmente alcune delle cose. Noi, già il rapporto è abbastanza corposo, sono circa 150 pagine, ci sono quattro regioni analizzate, quindi a volte può soffrire di una certa genericità, no? Non pretende di essere esaustivo, però è certamente un impianto specificabile che noi vorremmo venisse condiviso in qualche modo da chi parla di minori stranieri non accompagnati, a supporto della legge che spesso rimane distante, come dicevamo, dalla realtà. Comprende standard nazionali e internazionali e direi che l'oggetto è davvero la tutela di questo minorenne, ma l'oggetto anche del nostro lavoro è proprio la tutela della legge, perché non vorremmo mai che con tutti i problemi che ci sono nella sua implementazione, a un certo punto questi problemi venissero imputati alla legge stessa. Veniva ricordato prima le allocazioni finanziarie, le facilitazioni ai tutori, ci sono tutta una serie di misure che possono essere realizzate per rinforzare strutturalmente questa legge, ma questa legge va protetta. Noi nei contesti internazionali davvero la portiamo, proprio ieri abbiamo fatto una riunione con 100 organizzazioni greche e il ministero sulla questione della regolarizzazione, e davvero la nostra legge è un tesoro, diciamo, proprio per la conformità e la continuità che ha con i principi della legislazione internazionale. Quindi il nostro lavoro va inteso come un supporto all'applicazione della legge, un supporto alla convergenza tra il dettato normativo e la realtà dei fatti, e chiaramente indica delle responsabilità, certamente. Quindi io mi fermo qua, non voglio essere troppo lungo né essere troppo complicato nella nostra spiegazione. È stato un lavoro davvero importante per noi che l'abbiamo condotto, perché via via si è delineato un quadro. Per esempio, il fatto che tanti problemi che prima venivano imputati solo al sud, ci rendiamo conto che sono invece dei problemi cogenti, diciamo, nelle regioni del nord. Noi per esempio, non abbiamo la fortuna, abbiamo avuto la fortuna in Liguria di poter interloquire su questo rapporto con il garante regionale, no? Mentre sappiamo che in Puglia e nelle Marche c'è stata, presenteremo un rapporto anche col garante delle Marche a settembre, e crediamo che questa collaborazione, sia proprio il compimento di questa intenzione di facilitazione rispetto a questo argomento e questa problematica così complessa, ma che può essere vissuta anche in maniera davvero positiva e proiettiva anche rispetto al nostro modello sociale. Vi ringrazio molto per l'attenzione, scusate se anche io sono stato un po' lungo. Purtroppo ho un problema di familiari, sanitario, tutto quanto, quindi non potrò restare, ma c'è la mia collega Francesca La Civita che continuerà a seguire il nostro incontro. Grazie ancora. Grazie Pippo, e, sicuramente insomma,
Io come ricercatrice ho lavorato con questo mandala e la complessità che trasmette a prima vista, insomma, poi nell'applicazione concreta, insomma, emerge anche per la complessità degli attori, per la complessità delle persone e degli istituti coinvolti, però restituisce quello che è in realtà poi il quadro reale, no? Quindi il fatto di non poter semplificare una questione perché altrimenti forse si svilirebbe in maniera eccessiva. Quindi proprio su queste note vorrei lasciare la parola a Irene Carbone, che è ricercatrice al CESPI, e insieme a me e coordinate da Sebastiano Ceschi siamo state insomma coinvolte e involte in questo lavoro di rapid assessment. Prego, Irene. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare i relatori che mi hanno preceduta, quelli che interverranno di seguito e tutti i partecipanti che sono con noi quest'oggi. Diciamo che appunto con il mio intervento vorrei illustrarvi a grandi linee quelli che sono i risultati emersi in questo nostro lavoro di rapid assessment sull'attuazione della legge Zampa nella regione Puglia. E, chiaramente la nostra ricerca intende restituire una fotografia che non pretende di essere esaustiva, ma comunque tenta di essere il più dettagliata e attuale possibile rispetto a quella che è poi l'attuazione concreta della legge sul territorio pugliese. E a questo scopo abbiamo per l'appunto interloquito con diversi attori incaricati a vario titolo nella presa in carico dei minori non accompagnati su tutti i diversi territori della regione. Prima, diciamo, di passare in rassegna alcuni dei principali risultati emersi dalla ricerca, vorrei soffermarmi su alcune considerazioni, diciamo, un po' così generali sulla regione. Sicuramente la regione è un territorio rilevante, come sappiamo, per la presenza storica e più in generale anche attuale di migranti e rispetto ai minori stranieri non accompagnati anche appunto risulta essere un territorio interessante sia appunto per le presenze come avrò modo di raccontarvi brevemente fra poco ma anche per la vivace risposta diciamo di istituzioni, terzo settore e società in generale. E, come sappiamo in materia di tutela di minori stranieri non accompagnati, la Puglia non partiva da zero, era comunque vi erano delle esperienze pregresse e diciamo la nostra ricerca è andata un po' anche a confermare che alcune di queste eccellenze storiche, mi riferisco in particolare all'esperienza di Bari, effettivamente si confermano anche nel presente delle eccellenze appunto attuali. E altri territori purtroppo sono un pochino più in affanno, appunto come ricordava anche l'onorevole Zampa, il territorio pugliese riflette appunto una diversità di prassi, un'attuazione non ancora compiuta e appunto disomogenea nei vari territori. E, da sottolineare infine questo tentativo comunque di regia regionale della gestione del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, e, riferimento è appunto sia all'assessorato al welfare della regione, ma anche appunto all'opera del garante regionale. E, quindi appunto volevo iniziare con queste prime considerazioni. Brevemente, nelle slide che a breve appunto vi mostreremo, volevamo toccare un po' quella che è la presenza dei minori stranieri non accompagnati nella regione. Quindi, nella prima slide, mi soffermerò molto brevemente, ma ci tenevamo a dare anche un quadro un po' di contesto.
E quindi dall'analisi della distribuzione dei MISNA sul territorio nazionale, vediamo che appunto da esaminando il periodo 2017-2021 le presenze pugliesi seguono sostanzialmente l'andamento delle presenze nazionali. Nel 2021 vediamo come la Puglia appunto emerga come una delle prime regioni per numero di MISNA, e emerge appunto un incremento del peso relativo delle presenze rispetto agli ultimi anni. Nel particolare appunto vediamo che nel giugno del 2021, come ricordava anche il garante regionale, appunto c'è stato un picco di presenze, addirittura si è arrivati a oltre il 10%, e quindi la Puglia è diventata la seconda regione a livello nazionale dopo la Sicilia per appunto presenze di minori sul suo territorio, e a fronte poi invece di una quota del 5,9% rispetto al dicembre del 2020 e una media di circa, diciamo, il 4,5% sul quinquennio 2017-2021. E abbiamo un picco di presenze comunque nel dicembre dello scorso anno, ma comunque il peso relativo appare in calo, e nel 2022, appunto per mettere anche un dato un pochino più aggiornato, osserviamo una controtendenza rispetto al dato nazionale. E passando alla slide successiva, che invece vuole un po' analizzare la distribuzione media dei MISNA a livello provinciale per singolo anno, e notiamo come appunto la principale provincia risulti essere quella di Taranto, e in particolare se andiamo a esaminare i dati del 2017 e 2021 notiamo appunto dei dati pressoché simili, quindi oltre 300 minori, e questo fa pensare appunto probabilmente alla presenza dell'hotspot di Taranto o comunque una gestione emergenziale dell'accoglienza anche legata all'aumento dei flussi. E nel dicembre del 2021 invece abbiamo assistito a una maggiore concentrazione delle presenze nel territorio di Lecce, e a seguire Taranto sempre, Brindisi, Bari, Foggia e la provincia della BAT, Barletta, Andria e Trani. Comunque diciamo che questo calo delle presenze nell'area tarantina, che ricordiamo assorbiva circa il 56% del totale delle presenze a livello regionale nel giugno del 2021, rimane comunque una presenza importante. Passando alla slide successiva, che questa appunto vuole essere un'analisi della distribuzione media annua dei MISNA per provincia, quindi sempre nel periodo 2017-2021, possiamo notare come in realtà la provincia di Taranto risulti comunque essere la principale provincia, seguita da Lecce, Bari, Brindisi e a maggior distanza Foggia e la BAT. Adesso diciamo, vorrei passare in rassegna brevemente alcuni degli indicatori, quindi riprendo un po' lo schema che già vi ha illustrato Pippo, e mi focalizzerò chiaramente solo su alcuni di questi per ragioni di tempo, ma ci tenevamo comunque a dare una panoramica rispetto ad alcune questioni principali che sono emerse. Rispetto all'indicatore accoglienza, sempre per dare appunto un po' di dati, abbiamo notato come appunto nel dicembre del 2021 fossero 960 i minori stranieri non accompagnati presenti nella regione, e nel gennaio 2022, andando ad analizzare quelli che erano i posti del SAI per MISNA, abbiamo riscontrato come fossero 699, quindi evidente una differenza appunto di quasi 300 posti. E al momento della rilevazione, tra l'altro, lo scarto era più ampio perché i posti aggiuntivi finanziati, di cui vi parlerò a breve, comunque non erano attivi. E questo chiaramente fa pensare
anche al fatto che questi minori dovessero essere collocati in altre strutture, quindi in centri di prima accoglienza, centri temporanei o comunque ovviamente in centri di seconda accoglienza non afferenti alla rete SAI. Sappiamo che appunto un numero consistente infatti di minori stranieri non accompagnati è accolto in strutture che non afferiscono al sistema SAI. Non è stato purtroppo possibile conoscere l'esatto numero delle strutture pugliesi in cui sono presenti i MIS, ma comunque segnaliamo nuovamente l'iniziativa promossa di recente dal Garante, appunto della mappatura dei servizi regionali dedicata appunto ai minorenni, a partire anche dalle comunità educative. E rispetto alle criticità, sicuramente molti interlocutori hanno segnalato la presenza prolungata di MISNA in centri di accoglienza straordinaria, in centri di accoglienza per richiedenti asilo, ovviamente nell'hotspot di Taranto, ma anche addirittura nei centri di permanenza per i rimpatri. E chiaramente questo elemento è stato aggravato da un lato dalla ripresa degli sbarchi, ma anche dalle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Diciamo che al momento, per quanto riguarda almeno la quarantena, la situazione è sembrata essersi normalizzata. Comunque permangono minori, questo ci è stato segnalato da più interlocutori, in questi centri. Spesso sappiamo che i minori si dichiarano maggiorenni, ad ogni modo spesso non viene segnalata tempestivamente la presenza dei minori in questi centri, e sappiamo bene come poi l'accertamento tardivo anche dell'età accresca i rischi di vulnerabilità. E ovviamente la presenza di minori in tali centri va da sé che non rappresenta un esempio chiaramente di buona accoglienza. I minori si ritrovano in condizioni di sovraffollamento, di promiscuità con adulti, e anche in una situazione di sospensione dei loro diritti. In alcuni casi c'è stata segnalata la presenza in prima accoglienza per oltre 30 giorni rispetto al dettato normativo. Le procedure di tutela, ad esempio l'apertura della tutela volontaria, non vengono avviate in questi casi, e quindi ancora una volta emerge questa problematica che abbiamo appunto già ricordato, provoca anche una tardiva emersione della vulnerabilità, ma oltre a questo c'è anche un sovraccarico delle incombenze degli operatori della seconda accoglienza. E poi nei minori chiaramente si provoca appunto una sensazione di immobilismo, frustrazione, che porta poi in molti casi ad allontanarsi dalle strutture, e anche chiaramente un ritardo nel percorso di inclusione del minore. Sappiamo invece come il fattore tempo rappresenti chiaramente un fattore estremamente critico, specialmente per i minori prossimi alla maggiore età. Emergeva anche prima il problema delle rette, e quindi ad esempio sappiamo bene che sono solo alcuni comuni, come si citava prima, il comune di Bari, che partecipano alla retta del SAI. E questo problema riguarda soprattutto i centri di seconda accoglienza che non appartengono alla rete SAI, e quindi diciamo questa, per tante ragioni di cui si è già parlato, diciamo che delle rette così basse non consentono ovviamente di offrire quell'accoglienza di qualità che sarebbe appunto necessaria per questa categoria di migranti. Non permette chiaramente i servizi, i requisiti, rispetto di servizi e requisiti specifici, e oltre chiaramente a minacciare la sostenibilità delle aziende, delle strutture, degli operatori che vi lavorano. E poi si è parlato anche di come questo trattamento diversificato a livello economico appaia come discriminatorio.
C'è da dire comunque, questo appunto un dato aggiornato che voglio condividere, che recentemente, proprio in questo anno, il Ministero dell'Interno ha fissato di rideterminare il contributo in favore dei comuni che accolgono i MISMA da 45 a 60 euro, quindi diciamo che se non altro questo è da cogliere come un segnale positivo, ecco, a livello nazionale, che possa, speriamo, essere d'aiuto. Un segnale inoltre positivo di cui vi accennavo è appunto l'incremento dei posti del sistema SAI, un incremento molto rilevante, quasi dell'80% rispetto all'anno precedente. E, diciamo che appunto la ripartizione dei centri SAI mostra una collocazione diversificata per provincia, andando a focalizzarci diciamo sull'ampliamento dei posti, vediamo come questo ampliamento sia andato in direzione di un incremento soprattutto nell'Eccese e poi appunto anche a Bari, da un progetto si è passato a ben 3 progetti, e mentre appunto rimane, anche questo è singolare, diciamo, un solo progetto nel territorio di Taranto, di cui appunto abbiamo parlato finora, con questa presenza rilevante, in cui però abbiamo tuttora solo 20 posti appunto nel circuito SAI. E per la BAT invece non è previsto nessun progetto. E, passando anche proprio brevemente ad altre forme, diciamo, di accoglienza, si è già ricordato appunto la difficile applicazione di un istituto come quella dell'affido, e questo chiaramente è un dato che la Puglia condivide anche a livello nazionale. E quello che sicuramente abbiamo rilevato nella nostra indagine è come la Regione, insieme al terzo settore, da anni comunque si è impegnata nella sensibilizzazione di questo, su questo tema, con vari progetti, e sicuramente anche per far fronte alla criticità comunque di questo istituto, appunto, come abbiamo detto, di difficile attuazione, è interessante proprio il tentativo di promuovere queste prassi denominate un po' di affido light, quindi per l'accoglienza di famiglie d'appoggio. Questo conosciamo il progetto del Comune di Bari, ma anche su Foggia abbiamo rilevato questo circuito di famiglie satellite, che proprio oltre a un supporto offrono anche occasioni, momenti conviviali anche per non maggiorenni e minorenni. Diciamo, passando veramente brevemente in rassegna per ragioni di tempo ad altri indicatori della presa in carico, vi dirò semplicemente come appunto emergano questi forti limiti strutturali rispetto alla costruzione di un sistema funzionale di prima accoglienza. Di fatto la presa in carico inizia in seconda accoglienza. E non tutti i territori chiaramente e non tutte le strutture, in particolare quelle non afferenti al SAI, sono dotate di figure professionali interne, specialmente appunto mediatori culturali, ma anche operatori legali, ma comunque c'è uno sforzo di sinergia, diciamo. Questo l'abbiamo rilevato. Sulla tutela volontaria non mi soffermerei, visto appunto i contributi di chi mi ha preceduto e soprattutto di chi seguirà. E comunque si rivela essere un campo estremamente interessante, con luci e ombre. E, sicuramente una buona pratica è quella dell'accertamento dell'età. Diciamo, il modello Bari, sebbene bisogna sottolineare non esista un'omogeneità di procedure, comunque i vari territori di fatto sono stati portati ad adottare la buona pratica di Bari sull'accertamento dell'età, e in alcuni territori purtroppo invece i minorenni sono ancora sottoposti a radiografia.
Per quanto riguarda l'indicatore salute, generalmente garantito, ma il diritto alla salute, criticità in realtà anche per i minori italiani sono emerse rispetto alle problematiche di tipo psichiatrico, e per non parlare della mancanza di servizi specifici, quindi etnopsichiatrici. Infine, appunto, quindi vorrei, rispetto agli altri indicatori, diciamo, emerge comunque per quanto riguarda i servizi, che siano appunto di tipo sanitario, ma anche i CPA, che ricordiamo essere il principale modello formativo, un po' come avviene a livello nazionale per i minori, diciamo esiste una sovrapposizione di dimensioni territoriali. E quindi esiste, abbiamo notato questa relazione a volte di prossimità tra piccole realtà limitrofe, piuttosto che non un'interazione come potremmo definire a livello superiore, a livello provinciale. Io mi fermerei, comunque siamo aperti ad altre riflessioni. Volevo solo concludere dicendo che appunto ripartendo un po' dalle prime considerazioni, quello pugliese chiaramente rappresenta un territorio con una, sappiamo, una, con alle spalle una lunga esperienza di flussi migratori, un interesse storico per l'accoglienza, che si conferma appunto anche nel presente. Quindi, diciamo, al netto delle criticità che sono emerse, comunque invito a leggere il rapporto per maggiori approfondimenti. Rispetto appunto alla compiuta applicazione della legge, direi che comunque quello che emerge è una sensibilità, emergono delle competenze, delle capacità, in generale delle risorse a vari livelli, comunque sia a livello istituzionale, ma va sottolineato anche a livello chiaramente di terzo settore, di cittadinanza, e quindi sarebbe utile non disperdere, anzi gestire come dire, in modo più strutturale queste risorse e valorizzarle in modo appunto da gestire poi il fenomeno dell'accoglienza e della tutela di minori stranieri non accompagnati nella regione quanto più meglio possibile. Grazie. Grazie Irene, e lascerei, siamo un po' stretti con i tempi e quindi insomma lascerei con il ricordo di stare nei 10 minuti per il singolo intervento, lascerei subito la parola all'ufficio del Garante dei diritti dei minori della Regione Puglia, rappresentato oggi da Giuseppe Del Grosso. Ringraziamo ancora molto per la collaborazione e la presenza in questa iniziativa. Prego. Buonasera a tutti e a tutti. Allora, tante cose sono state già dette, il Garante prima ha già anticipato più o meno tutti i punti, e quindi do una visione di insieme anche rispetto al lavoro di ricerca, anche alle parti, diciamo, costruite insieme nel lavoro di consultazione portato avanti. È interessante perché questo report mette certamente insieme i tasselli, luci e ombre, sicuramente tante pratiche sperimentali. Torno su un po' di punti. Quel 78% in più di come implementazione del circuito SAI è un dato importante, perché come ricordava prima Irene, effettivamente l'estate 2020 è stata complessa dal punto di vista dell'accoglienza. Abbiamo avuto una impropria accoglienza nell'hotspot di Taranto, ce lo ricordiamo tutti, con un lavoro, devo dire, di tutte le istituzioni per accorciare i tempi impropri di presenza nell'hotspot, in una fase in cui proprio il Tribunale per i minorenni di Taranto non era in grado, per il numero di tutori disponibili, ad esempio, di nominare un tutore in quella fase, dovendo aspettare la fase successiva e quindi non col primo decreto di nomina. Quindi è stato un momento delicato, e poi, come dicevamo prima, non sono gli unici casi effettivamente di accoglienza impropria, perché ancora, seppur in maniera isolata, riscontriamo la presenza illegittima e impropria di minori presso i CPR e presso i CARA, oppure un incremento, diciamo, dei tempi previsti nel CAS rispetto ai tempi previsti dalla legge. Della rete abbiamo già parlato, e questo non è solo un problema di andare a due velocità e due misure rispetto ai servizi offerti tra le comunità educative e i posti in SAI, ed è una bella notizia quella dell'incremento a 60 euro almeno come retta giornaliera, anche se non è ancora sufficiente, perché
È il caso di dirsi che proprio i posti in SAI richiedono delle competenze professionali ancora più specifiche in termini di competenze transculturali. Da questo punto di vista segnalo che abbiamo attivato anche un accordo con l'Università degli Studi di Bari per avviare una ricognizione del bisogno formativo in termini di competenze delle strutture socioeducative, in particolare delle comunità educative. L'obiettivo è andare a revisione della legge regionale 4 del 2007 che regola gli standard proprio delle comunità educative e magari arrivare all'introduzione, ad esempio, della figura del mediatore che ancora, appunto, come diceva prima Ludovico, altra nota dolente, i mediatori sono ancora pochi. Certamente il problema è quello di garantire passare dall'albo, da un albo sperimentale a un registro regionale dei mediatori, ma alla base noi che ad esempio come ufficio del garante abbiamo sperimentato anche delle borse di studio per inserire minori che venivano dal circuito dell'accoglienza nella fase formativa, abbiamo riscontrato un problema alla base, che è quella dell'assenza dei titoli o del riconoscimento dei titoli nel paese d'origine. Quindi il tema dell'autonomia e della formazione dei ragazzi e delle ragazze molto spesso ha la sua prima pietra d'inciampo in fase formativa proprio nel riconoscimento dei titoli esteri. È un lavoro importante da fare proprio per mettere insieme le istituzioni. Abbiamo da poco approvato il piano sociale delle politiche sociali. Quel piano deve comunicare, è necessario che comunichi col piano dell'immigrazione. Solo in questo modo le politiche tra di loro sono in grado di parlarsi. Questo era un altro punto importante. Sugli strumenti segnalo un altro passaggio importante. Intanto, come dicevamo prima, abbiamo una buona prassi, che è quella appunto della Commissione per il riconoscimento delle età anagrafiche. Siamo arrivati in quasi tutte le province pugliesi ormai a una procedura che è multidisciplinare, che non prevede più l'RX al polso, fortunatamente. E non è l'unica buona prassi, devo dire, perché sempre con l'Ufficio del Garante e con l'assessorato a welfare stiamo lavorando sul progetto Humus, che è un progetto che prevede la costruzione intanto di una cartella sociale tra più istituzioni, e questo è importante anche per quel lavoro di ricognizione sui flussi informativi con l'osservatorio, sia a livello ministeriale, sia a livello regionale, sia con l'autorità giudiziaria. Ma soprattutto rispetto a quello che diceva prima il dottor Frigeri, si sta lavorando anche su uno strumento di rilevazione dei fattori di rischio e di protezione, utile per i servizi territoriali per fare i cosiddetti, diciamo, portare a termine in maniera più standardizzata possibile il lavoro di indagine sociale semestrale che si presenta ai tribunali per i minorenni. Quindi un altro passo, secondo me, molto importante. Sul tema dell'autonomia segnalo che probabilmente la buona prassi sperimentata, ancora non sistematizzata, dell'esperienza dei finanziamenti per i care leavers, quindi finanziamenti dei ministeriali per i percorsi di autonomia, è che nella prima fase non era aperta ai minori stranieri non accompagnati. Questa era un po' la grossa criticità. Uno strumento utilissimo per i minori che con provvedimenti dell'autorità giudiziaria si trovavano in comunità, però proprio più del 50% del target, cioè i minori stranieri non accompagnati, non rientravano nel progetto. Adesso anche attraverso i fondi del PNRR dovrebbe rientrare, in qualche modo si dovrebbe sistematizzare questo intervento. E comunque un altro dato interessante del report è quello relativo alle richieste di proseguo della tutela amministrativa oltre il 18° anno di età. Ne parlerà dopo l'avvocata Arciuli, che tra l'altro è stata nostra, oltre a essere storica tutrice a Bari, è anche stata relatrice per l'ordine degli avvocati del percorso di formazione. E apro una piccola parentesi, sono contento che oggi tra le persone connesse ci sono anche alcuni nostri neotutori che hanno da poco finito l'ultima sessione di formazione e quindi continuano a cogliere ogni occasione per aggiornarsi e formarsi. Quindi rispetto al dato, dicevo prima, del proseguio, ad esempio rilevavate che su Taranto il tasso di richiesta si aggirava intorno al 20%, che è un tasso bassino. Per noi chiediamo molto spesso, lo diciamo molto spesso anche agli aspiranti tutori,
di cercare in qualche modo sempre di garantire le condizioni per un proseguo che permettono la permanenza in comunità oltre il 18° anno di età. Non perché non si guardi a un percorso di autonomia del minore, è chiaro che è auspicabile un percorso come quello orientato ai caregivers o pensare a delle soluzioni di co-housing, dalle case di comunità, altri tipi di soluzioni sperimentate sul territorio, ma perché comunque si crea una condizione, diciamo, di maggiore garanzia per permettere magari a quei minori che hanno, diciamo, un fattore di protezione basso, perché magari la comunità dei connazionali non è forte, non è una risorsa, di comunque trovare delle soluzioni dal punto di vista abitativo. Quindi il tema del proseguo amministrativo è un tema importante, anche come buona prassi da, diciamo, da tenere in considerazione per i tutori. Rispetto alla formazione dei tutori, siamo effettivamente alla terza seduta di formazione, diciamo terza sessione formativa post legge Zampa, e devo dire c'è stato un incremento dei partecipanti. Tuttavia ancora alcuni territori come il Foggiano, il Tarantino e l'Eccese sono più scoperti rispetto al territorio barese. Questo significa che molto spesso si va oltre le tre nomine previste dalla normativa. E quando parliamo magari di un tutore che ha appena finito la formazione, che deve comunque un aggravio in termini di sforzi perché sta apprendendo anche un sistema di interventi, avere magari più di tre minori in carico è un elemento che disincentiva, e questo ha determinato in passato anche a delle rinunce, che è un altro elemento grave, perché gli addetti ai lavori sanno bene cosa significa una rinuncia all'incarico dopo il decreto di nomina. Significa una vacanza, un vuoto dal punto di vista della tutela fino alla nuova nomina. Quindi quello che si diceva prima, assolutamente, quello che hanno detto il garante l'onorevole su tutti i meccanismi di incentivo va tutto bene. Certamente anche un'attenzione da parte dei tribunali alle modalità di scelta degli incarichi è importante, sia in termini di territorialità che anche di distribuzione dei carichi di lavoro. Segnalo un altro aspetto interessante, che è quello di alcune altre regioni, di alcune altre province, ma non in questo momento, non riguarda la Puglia, della formazione di associazioni di tutori. Associazioni nate spontaneamente. La Puglia ha fatto questa esperienza, però devo dire che è un'esperienza che si è chiusa prima del tempo, probabilmente perché si partiva anche da una consapevolezza, da un'aspettativa sbagliata dell'associazione. Però come strumento di confronto, di scambio di buone prassi, magari e di come elemento di facilitazione dell'interlocuzione con le altre istituzioni, secondo me è un aspetto tutto sommato interessante che andrebbe preso in considerazione. Mi sembra di capire che in altre regioni questa esperienza è stata anche un'esperienza positiva. Che altro dirvi? Il tema della etnopsicologia e etnopsichiatria è stato toccato anche dalla dottoressa Carbone prima. Effettivamente noi, oltre all'esperienza di Gipsy, siamo ancora un po' poveri sul territorio in termini di lavoro sui disturbi post-traumatici da stress, anche in queste situazioni, oltre all'esperienza appunto del Giovanni 23, però un'esperienza abbastanza limitata. Ultime due questioni. Uno è l'aspetto relativo all'interazione dei minori migranti soli sul territorio, cioè come il territorio interagisce con la presenza, col flusso dei migranti. Da questo punto di vista, proprio ultimamente abbiamo chiuso una ricerca che si chiama Capacity Metro con la professoressa Barbanente, col Politecnico di Bari, che indaga proprio le modalità con cui il territorio si trasforma in base al flusso e alla vita dei minori lungo il territorio, anche al senso di esploratività dei minori nel territorio. Io ricordo sempre questo aneddoto brevissimo. Lo dico brevemente. All'inizio, proprio alle mie primissime esperienze lavorative, lavoravo in una comunità per minori e ricordo che loro, appena arrivati, ci chiedevano l'abbonamento dell'ANTAB, diciamo il bus locale, ma non lo utilizzavano per andare in centro, magari a Bari, lo utilizzavano come pullman turistico, cioè per esplorare il territorio, come fosse uno dei pullman. Che ci dice molto anche sulla necessità e il bisogno di interazione, di esploratività dei territori, perché i minori molto spesso conoscono
diciamo, i luoghi metropolitani di aggregazione della comunità dei connazionali, non conoscono il resto del territorio. Ed è un aspetto che secondo me che invece dal punto di vista regionale e territoriale andrebbe curato di più, anche in termini di, non solo in termini di incubatori sociali. Ultimissimo aspetto e poi mi taccio, sui CPIA si è detto tanto, anche in termini di criticità, come sì, luogo di formazione, ma molto spesso troppo distaccato dal mondo scuola e non in grado di connettere i minori migranti studenti col resto del mondo, con il resto dei coetanei. Tuttavia segnalo, perché anche da questo punto di vista con l'ufficio abbiamo curato una, diciamo, una sessione formativa con il CPA di Bari, della provincia di Bari, con gli insegnanti, che un po' io su questo aspetto mi sono ricreduto. Se è vero che ci sono poche interazioni dal punto di vista con il resto del mondo scuola, segnalo che invece un vero incubatore, una vera cucina di idee dal punto di vista creativo, perché c'è un approccio educativo e formativo molto spesso molto più creativo rispetto al normale, diciamo, approccio formativo in ambito scolastico, tanto da pensare che probabilmente è il resto del mondo scuola che avrebbe bisogno di contaminarsi guardando all'esperienza di CPIA. L'ho trovato molto interessante, devo dire che da isole, come da luoghi di isolamento, ho rivisto un po' certe esperienze di formazione di CPIA come luoghi invece proprio da utile impreziosire il resto del mondo scuola. Mi fermo qui e ringrazio tutti gli organizzatori e gli altri relatori. Grazie mille al dottor Del Grosso. Sì, sicuramente la sfida, anche aggiungo se posso, è un po' questo tentativo di uniformare quelle che sono magari, ecco, buone pratiche a livello locale, che sono esperienze positive di province eccellenti in alcuni versi, è un po', ecco, di allargare e di estendere a tutta la regione quello che c'è di positivo e limitare invece quello che c'è di negativo. Sicuramente anche un altro tema importante è l'accertamento dell'età, appunto, dove ci si deve richiamare sempre alla legge 47, dove, appunto, il minore, che la persona che si dichiara minorenne deve essere considerata sin da subito minorenne, quindi posta in centri adeguati alla sua età. E in ultimo anche proprio il lavoro che si fa sulla tutela volontaria, proprio per diffondere in tutto il territorio queste esperienze positive e queste esperienze importanti che, come diceva l'onorevole Zappa, fanno la differenza. Su questo proprio vorrei coinvolgere subito l'avvocato Arciuli e con piacere le lascio la parola e la ringrazio per la partecipazione. Buonasera, grazie a voi. Non mi dilungo sui ringraziamenti perché capisco che è tardi, quindi ringrazio tutti i partecipanti, i relatori, le associazioni. Entro subito nel vivo partendo da un dato, diciamo, cronologico. Io ho iniziato a svolgere la funzione di tutore, all'epoca si diceva di migranti, perché non c'erano, diciamo, ancora i minori stranieri non accompagnati, nel 2007, tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, cioè circa 10 anni prima della legge 47 del 2017. Ricordo perfettamente che una giudice togata del Tribunale per i minorenni di Bari mi chiese se mi rendessi disponibile e io, anche un po', diciamo, con grande incoscienza, dissi subito di sì e non mi sono mai pentita però di quella risposta. La scelta, la richiesta del Tribunale per i minorenni di Bari, che è sempre stato all'avanguardia su molte tematiche, diciamo che è stato un po' un avamposto per la giurisprudenza di legittimità, ma anche per il legislatore, nasceva da un doppio problema che c'era rispetto ai minori migranti, appunto. Da un lato i tutori che erano nominati, perché il tutore è sempre esistito, ovviamente, nel momento in cui c'è un minore privo della presenza dei genitori si deve nominare un tutore, erano spesso o enti o persone che non potevano comunque occuparsene, tipo il sindaco, un assistente sociale. Quindi c'era da un lato il conflitto di interessi tra il minore e il tutore, dall'altro mancava proprio la vicinanza che è necessaria tra il minore e il tutore. Quindi la necessità di una prossimità del tutore rispetto al minore aveva indotto
questa giudice a chiedere a me, come ad altri miei colleghi, che eravamo avvocati che si occupavano di diritto minorile. Io ho letto con molto interesse il lavoro che avete svolto, la dottoressa Carbone, il dottor Ceschi, la dottoressa Lunardini, è stato molto interessante. Vedevo che veniva riconosciuta una sorta di dicotomia, no, tra i tutori che prestavano più attenzione all'aspetto affettivo e gli avvocati, e, diciamo che si occupano di minori. Mi ha fatto sorridere questo, perché effettivamente io, che sono un avvocato e mi occupo di minori, non ho mai fatto venire meno l'aspetto, come dire, affettivo, diciamo che è connaturato nell'esercizio della funzione di avvocato minorile e dunque di tutore, perché è chiaro che innanzitutto c'è un'inclinazione particolare, ma poi c'è una, come dire, abitudine ad avere contatti con i minori e anche una certa capacità di riconoscere i bisogni. Sarà che ormai, diciamo, sono tanti anni che faccio questo lavoro. In realtà non credo che sia tanto importante l'estrazione del tutore, che sia un avvocato o faccia un altro lavoro o abbia delle esperienze di vita. Credo che sia molto più importante che abbia intanto una formazione che sia composita, perché è la funzione del tutore che è una funzione complessa, cioè richiede molti, molti aspetti, e poi naturalmente che abbia una disposizione, oltre che una disponibilità di tempo, una disposizione nei confronti del prossimo. Il tutore, infatti, come prevede la legge Zampa, che è una splendida legge, secondo me, è detto poi da un avvocato, che in genere gli avvocati hanno sempre da ridire, no? Sui testi legislativi, vuol dire che è proprio una grande legge, e noi dobbiamo essere molto fieri di avere un testo legislativo del genere. Mi dispiace che credo che non ci sia più l'onorevole, però è una cosa che dico anche quando non c'è lei, quindi non è una captatio benevolentiae questa. In quella legge si richiama giustamente una parte del codice civile in cui sono stabilite quelle che sono le funzioni del tutore. Ora, il tutore del minore del 2022, italiano o straniero che sia, è molto lontano dal tutore delineato nel 1942 nel codice civile. Tuttavia, comunque, la normativa consente di capire qual è la funzione del tutore, e c'è un articolo che io ho richiamato al corso, così come ho richiamato la Convenzione di New York a cui si faceva riferimento prima, e ho consigliato di tenerla sul comodino quando si svolge la funzione di tutore, ed è l'articolo 357. Questo articolo stabilisce le funzioni del tutore, dice che il tutore ovviamente si occupa di amministrare i beni, ma nel caso dei minori stranieri non accompagnati, ahimè, beni non ce ne sono, lo rappresenta negli atti, ovviamente, quindi diciamo che dà le autorizzazioni, è presente quando si svolgono una serie di attività, ma soprattutto, così si apre la norma, alla cura della persona del minore. È questo che fa il tutore, a cura della persona del minore. È chiaro che è una norma estremamente generica, ma non potrebbe essere diversamente, perché i minori, non solo quelli stranieri a maggior ragione, perché vengono da tanti paesi diversi e da storie diverse, sono persone che hanno esigenze diverse, e il tutore deve saper cogliere l'esigenza di quel determinato minore. Leggevo, ho sorriso nel farlo, che ci sono tutori molto incombenti nella vita dei minori, o che vorrebbero creare una relazione affettiva con loro superiore magari a quella che effettivamente il minore è disponibile a avere con il tutore. Il tutore è un adulto e come tale deve essere un soggetto responsabile, cioè deve essere anche in grado di, come dire, accettare la frustrazione di non essere immediatamente benvoluto o amato dal minore. Deve creare un'interlocuzione che deve essere graduale, perché entrare nella vita di una persona non è mai facile, ovviamente, soprattutto quando si tratta di persone che hanno delle storie di dolore a cui si aggiungono ulteriori drammi legati al viaggio. Lo sappiamo tutti, non lo devo spiegare a voi, che il viaggio è un ulteriore trauma nella vita del minore, e quindi un po' di diffidenza, anche di difficoltà ad entrare in contatto con il tutto, diciamo che, come con tutti gli altri soggetti, è assolutamente inevitabile. Quando il garante e poi anche Giuseppe Del Grosso parlavano dell'importanza dei mediatori, io assentivo, perché i mediatori culturali sono fondamentali, considerate questi minori arrivano spesso, sono grandi, si ha pochissimo tempo per agire,
e non parlano neanche l'inglese a volte, per cui non si ha modo di interloquire. E non è soltanto una questione linguistica, è una questione culturale. Ci sono molti, infatti, minori, per esempio, che hanno difficoltà con una tutrice, perché ovviamente provengono da alcuni luoghi in cui nei confronti della donna un ragazzo ha un certo pudore ad esprimere anche i propri dolori, i propri problemi. Ecco che serve qualcuno che riesca a coniugare questi due mondi, il loro e il nostro, e riesca veramente a creare un'inclusione. Spesso mi è stato chiesto durante i corsi, non sarebbe preferibile per i ragazzi nominare tutori uomini, oltre al fatto che sono quasi tutti, l'abbiamo visto, ragazzi che arrivano e sono quasi tutte tutrici, quelle diciamo disponibili, e quindi non ci sarebbe la possibilità. Io non sono d'accordo, credo che faccia anche questo parte dell'inclusione, cioè comprendere, cogliere le loro necessità, ma far comprendere che per noi non c'è differenza, che anche una donna li può ascoltare, li può capire senza che loro si debbano sentire intimiditi, intimoriti o spaventati. E quindi per questo diciamo il tutore non soltanto deve avere con il minore una relazione che si crea un po' alla volta, ma deve avere assolutamente contatti con tutti gli operatori. Io leggevo che questo non avviene, Bari è una realtà abbastanza virtuosa, noi siamo abituati che non appena arriva una nomina prendiamo contatti con l'assistente sociale, la comunità, ci incontriamo, parliamo, valutiamo il progetto educativo insieme al minore, ci poniamo i problemi, li affrontiamo, abbiamo anche il tribunale, sentivo prima che diceva l'onorevole Zampa che non sempre i giudici minorili sono attenti, noi non abbiamo questo problema, io diciamo sono fortunata, forse anche per questo posso fare il tutore da tanti anni, diciamo, senza provare stanchezza, qualche volta preoccupazione o timore di non essere all'altezza, sì, ma la stanchezza no, onestamente. Effettivamente è importante che ci sia una relazione tra il tutore e tutti questi altri enti, servizi che si occupano dei minori, ma il tutore deve anche mantenere un po' uno sguardo esterno. Leggevo anche lì che molto spesso si sentono un po' controllati, no? C'è questo controllo da parte del tutore. Allora non devono prevaricare le attività i tutori, ma i tutori hanno il dovere di eventualmente, se vedono qualcosa che non quadra, farlo presente al tribunale. A me è capitato, devo dire, con un assistente sociale di segnalare una comunità che non era adeguata, in cui c'era un minore che non faceva nessun progresso, non era seguito e abbiamo chiesto di trasferirlo. Sta anche naturalmente agli uffici delle procure, ai comuni, verificare che tutto vada bene. Però diciamo che il tutore deve anche, perché è il primo interlocutore del tribunale e quindi ha questo, deve avere questo impegno ed essere un po', diciamo, garante del minore. È il suo rappresentante a tutti gli effetti, è colui che riporta per primo, prima del minore, la volontà del minore. Ho usato il termine volontà, ma è un termine improprio, le opinioni, i desideri del minore. Il minore ancora, proprio perché non ha la capacità di agire, a volte fa delle richieste che contrastano con il suo benessere. Vorrebbe per esempio subito essere immesso nel mondo del lavoro e magari prima deve fare qualcos'altro. E invece è importante che il tutore si discosti da queste richieste e spieghi al minore il motivo per cui lo sta facendo. Io non voglio dilungarmi molto, voglio soffermarmi però su un aspetto che è un po' un ossimoro della legge, cioè si parla di tutori volontari e questo è un po' appunto un ossimoro, una contraddizione, perché il tutore nel momento in cui viene nominato non è più volontario. La volontarietà, ed è una corretta, diciamo, un corretto utilizzo dell'aggettivo da parte del legislatore, si riferisce alla scelta di essere inseriti negli elenchi, ma nel momento in cui si viene nominati si diventa a tutti gli effetti tutori e non ci si può esimere dallo svolgere le funzioni di tutore.
perché è vero che c'è il rischio di un vuoto, ma soprattutto il tutore deve sapere che finché eventualmente, qualora chiedesse di essere dispensato, non viene nominato l'altro tutore, deve assolutamente garantire la propria presenza. E su questo mi vorrei riagganciare a quanto è stato detto a proposito dell'assicurazione, della gratuità della funzione. E qui poi chiudo. Non posso che considerare positivamente l'idea, ne parlavo anche con Irene Carbone l'altro giorno, di una assicurazione per i tutori, perché a volte c'è il rischio di un atteggiamento un po' difensivo, cioè il tutore per paura di responsabilità civile può essere indotto a non fare delle cose che deve assolutamente fare nell'interesse del minore. E sarebbe anche utilissimo che il tutore potesse avere dei permessi dal luogo di lavoro. Io, facendo la libera professione, sono sempre riuscita ad organizzarmi, sono anche da questo punto di vista fortunata, però è chiaro che chi ha invece un impiego dovrebbe essere autorizzato un tot di ore al mese ad allontanarsi, ma la funzione deve assolutamente restare gratuita. Quella del tutore è una funzione antichissima, nobilissima, che richiede un onere, e non lo dico in senso negativo, ma richiede un senso di responsabilità, e non ci deve essere un doubt des. Lo si fa perché si vuole veramente partecipare alla vita sociale, aiutando una persona e tramite questa persona la società a migliorarsi. Lo si fa per l'interesse superiore del minore, che è anche questo, un po' come la figura del tutore rischia di essere un po' evanescente, ma significa sostanzialmente che bisogna mettere sulla bilancia i vari interessi, del minore, e fare di tutto perché lui possa veramente costruire una personalità sana ed armoniosa e crescere bene ed essere accompagnato appunto anche nella fase, come si diceva prima, della maggiore età, dandogli proprio delle solide basi. Ecco, io credo che per il tutore l'interesse superiore del minore debba essere il punto di partenza e il punto di arrivo. Io qui mi taccio perché forse ho parlato troppo, ma sono a disposizione per vostre richieste. Va benissimo. Va bene, ringraziamo l'avvocato Arciuti. La precisazione, no, sicuramente noi siamo tutti convinti che gli avvocati che lavorano nel settore minorile siano profondamente affettivi. Tra l'altro, sia io che la collega La Civita siamo entrambe nel settore legale come avvocate, quindi figuriamoci. La ringrazio molto veramente per la grande esperienza che traspare proprio dalle parole, da chi fa da lungo tempo, insomma, il tutore, la tutrice. Cederei volentieri la parola al garante Abbaticchio se avesse delle riflessioni, ecco, conclusive su questo territorio regionale così vasto e così vario, e se insomma volesse un po' darci la sua prospettiva di un'istituzione che è anche molto vicina poi alle realtà profondamente locali, operative, e al tempo stesso avrebbe un po' quella funzione di ponte con invece le istituzioni e le autorità più regionali. Quindi volentieri lascio la parola e chiedo, insomma, per varie eventuali domande o commenti di riferirsi sempre alla chat, dove vedo che insomma vari tutori hanno espresso le loro problematiche. Prego, dottora Battista. Due notazioni rapide. La prima è che Bari, ho mancato di dirlo prima, deve molto al gruppo di lavoro che era presente in assessorato, sia dagli assistenti sociali che ho trovato quando ero assessore, che dei funzionari. Ricordo un assistente sociale, Anna Damiano, che è stata una delle assistenti sociali che si è presa quella croce iniziale del rapporto con l'accoglienza dei grandi e minori, ed è stata, diciamo, una forza della natura dal punto di vista, diciamo, professionale. Quindi voglio partire da questi professionisti inizialmente, da tutti quelli del terzo settore che hanno realizzato in questi anni un lavoro, perché da solo non fa mai nulla se non c'è anche delle competenze. Puoi avere l'idea, la cultura di farlo, però se non c'è la squadra non si va da nessuna parte. Quindi Del Grosso non lo ringrazio proprio, perché insomma, è inutile, lo ringrazio, che lo devo schiavizzare ancora per molto, non devo lavorare, quindi se lo ringrazio si monta la testa. Non... Invece una piccola nota alla dottoressa Arciuti, che stimo, conosco, so la sua storia.
noi perdiamo un sacco di tutori, dottoressa. Capisco la sua indole personale del volontariato, però qui dobbiamo essere anche pratici. Noi dobbiamo avere i più tutori possibili, certamente sono d'accordo con lei che non ci deve essere l'interesse del gettone, parliamoci chiaro. Però la possibilità di avere il distacco da posti di lavoro come idea, come si fanno per la possibilità di avere un'assicurazione per quelli che sono gli atti. Mi ricordo un tutore che mi chiamò, che il ragazzo era scappato via, era a Napoli, insomma, andò da solo a Napoli a recuperare il suo ragazzo, insomma, ci mise tempo, veleno, cattivo sangue, quindi diciamo ebbe tutto l'affiancamento possibile. E poi insomma, cercare di dare di un riconoscimento istituzionale, una funzione che può servire a un concorso, ecco, per un tutore che partecipa, possa valere pure lo 0,5 di punteggio in concorso, ma lasciamo perdere poi i soldi, non ce ne frega niente, non d'accordo, però noi dobbiamo rimodulare quella legge. La legge deve essere rafforzata, lo so che Sandra tempo fa, io non l'ho detto, ma la paura era che in quel momento storico, con la Lega al governo, parliamoci chiaro, cioè andare a rimodulare quella legge significava modificare con il rischio che fosse addirittura rimodulata in senso negativo. Non voglio fare politica, non voglio fare partitismo, che come garante sono di sopra dei partiti, quindi non me ne frega nulla da un punto di vista di funzione. Però io credo che le piccole esperienze positive pugliesi che mi onorano da un punto di vista che si sono ottenute, o si deve per il gruppo dire che ha lavorato intorno, dal terzo settore, volontariato. Però credo che noi dobbiamo aprire una discussione seria utilizzando anche la rete dei garanti regionali e non solo quella nazionale, perché con la Garratti c'è massima disponibilità a lavorare. Però guardate, se non si rafforzano le reti regionali dei garanti e non si dà anche diciamo, l'affiancamento, molte cose si ottengono, sì, perché un garante come me può essere un rompiscatole fisicamente pesante, da un punto di vista, diciamo, però anche una storia amministrativa, quindi conosce un po' di percorsi, però bisogna rafforzarlo, perché il garante deve essere il sindacalista dei minori, se deve arrivare poi a interloquire con l'ANCI, con l'assessore regionale, con il sindaco di una città o di un paese, deve essere portarsi dietro anche una rete che anche sul piano dell'opinione pubblica e sul piano del consenso culturale debba essere ascoltato, così come i mass media. Con questi dati che voi oggi avete studiato, devono essere dati alla massima diffusione a tutti i garanti regionali, perché da loro stessi devono essere anche pubblicizzati. Io ho un'esperienza negativa sul progetto FAMI avuto in precedenza, non sul progetto in sé, ma sul metodo su cui fu impostato il rapporto tra la Garante Nazionale di allora e diciamo i garanti regionali. Perché quel progetto FAMI poteva essere un'ottima rete, però proposto diciamo, in maniera un po' metodologicamente autoreferenziale, ha provocato una serie di difficoltà. Allora, perché dico questo? Perché se funziona la squadra, cioè tu coinvolgi bene la rete, le persone, le competenze, i ruoli, hai un risultato molto più forte. E in questo momento il Parlamento è un Parlamento, diciamo, difficile, perché è una maggioranza, però ha ragione Sandra quando dice con la garante nazionale, se sopportata anche da tutti i garanti regionali che sottoscrivono anche una proposta anche di rafforzamento della stessa legge Zampa, parlando con Andrea, parlando con le competenze anche amministrative e giuridiche, possiamo avere un bel risultato. Io credo che questi ragazzi gli dobbiamo dare la cittadinanza italiana. Cioè, quindi dobbiamo fare anche una battaglia di questo tipo, perché sennò facciamo solo chiacchiere. Io poi non amo molto le ricerche basate sulla patologia, perché noi siamo, quando c'è la patologia, siamo bravissimi. Quando a fare pubblicazioni, a fare libri, a fare convegni, a fare tutto quello che vogliamo. Noi dobbiamo lavorare molto sulla
conoscendo l'atto su quello che possono essere le cose che si possono fare per evitare la patologia. Quindi abbiamo tante competenze in Italia e tante possibilità per fare storia corretta, amministrativa e istituzionale. Quindi su questo io credo, confido molto nella contaminazione delle professioni. Cioè io sono uno che fa il medico, mi diceva la dottoressa Lunardin, che ha scoperto questa cosa nel mio intervento, ma io sono un operatore sociosanitario, mi sono sempre definito così dalla mia fase in cui mi stavo laureando in medicina, perché vengo da battaglie, la legge sui consultori, la legge 194, lo stato di famiglia, sul divorzio, quindi c'è una storia antica, e quindi mi sono sempre battuto per i diritti delle donne, degli uomini, delle coppie, della famiglia e dei minori. Lo facevo da quando ho avuto una madre insegnante di scuola elementare laica, che mi ha un po' rotto le scatole sul fatto che il rispetto delle politiche della salute del mondo giovanile, e credo che sia importante fare questo lavoro e non essere autoreferenziali, perché l'errore più grosso in questo momento, quando parliamo di queste cose, è l'autoreferenzialità, che diventa una patologia. Quindi preveniamo meno peso, su questo si può fare veramente un grosso lavoro in Italia, credo, in Italia, nel paese. E anche in Europa, perché come ho detto prima, noi siamo l'unica nazione che ha esperienze e può portare dati, e che ha assistito a tantissimi ragazzi minori non accompagnati che nessuno ha fatto in Europa, nessuno. Quindi abbiamo una storia dal 2017 importante, dalla guerra del Nord Africa, su cui abbiamo imparato, avete imparato, che voi siete operatori del settore, io sono un portatore sano, dell'idea, però queste competenze professionali, stavo guardando il grosso, perché adesso non ho molto la testa, perché siccome è bravo, ora non lo dovete dire che è bravo, perché sennò quello dice che vede, ci crede. Credo che si possa veramente fare molte belle cose insieme. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione, per il vostro lavoro soprattutto. E un saluto a Daniele Frigeri, che non ci siamo sentiti, però so che mi voleva parlare. Ci siamo parlati, dottor Frigeri, quindi la storia è prima. Ci siamo inseguiti, l'ho cercata sul cellulare, ma avremo modo nei prossimi giorni. La storia continua, va bene. La ringrazio, dottor Abbaticchio. Ho visto la mano dell'avvocato Arciuli, non so se voleva aggiungere, le chiederei veramente proprio una battuta. No, volevo solo dire che il dottor Abbaticchio non era stato attento, lo devo richiamare, perché io ho detto le stesse cose che ha detto lui, tranne che appunto non ci deve essere un pagamento, magari il tutore deve essere vicino al minore fisicamente, così ha meno spese, ma era solo questo, era una battuta, poi l'avevo abbassata per non togliere tempo a nessuno, anzi scusatemi, e grazie ancora a tutti. Va bene, ringrazio tutti quanti, vedo che in chat ci sono state delle risposte che mi sembra abbiano avuto il loro corso, quindi ringrazio a tutti per la vostra attenzione, la vostra pazienza nell'ascoltare questa ricerca così complessa e questi interventi così proficui e proliferi per le prossime ricerche. Io ringrazio sicuramente il garante della Regione Lazio, Defense for Children Italia e il CESTI che qui rappresentato dal direttore, e chiuderei qui. Arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.